L'Ave Verum Corpus, o semplicemente Ave Verum, è un inno eucaristico che viene fatto risalire a una poesia del XIV secolo. L'inno riguarda il credo cattolico della presenza del corpo di Gesù Cristo nel sacramento dell'Eucaristia. Il significato italiano del titolo è Salve, vero corpo. L'opera Ave Verum K618 di Mozart è basata sul testo eucaristico omonimo del XIV secolo. Quella di Mozart è di gran lunga la composizione più celebre basata su questo testo. Si tratta di un mottetto per coro misto orchestra e organo, composto dall'autore salisburghese a Baden, nei pressi di Vienna, nel 1791, pochi mesi prima della prematura morte. Si tratta di un breve mottetto, come dicevo, per coro e strumenti, archi, organo. All'origine della composizione si pone un debito contratto con l'amico Anton Stoll, che dirigeva il coro locale. Per sdebitarsi, Mozart gli dedicò appunto l'Ave Verum perché fosse eseguito nella chiesa parrocchiale di Baden nel corso delle cerimonie della festa del Corpus Domini. Lo stile sacro dell'ultimo Mozart è ispirato alle riforme imposte dall'imperatore Giuseppe II, per le quali la musica sacra doveva essere sobria e di facile comprensione. Così il mottetto K618 si riallaccia alla grande tradizione italiana del mottetto polifonico, ma con una disadorna semplicità espressiva. La trascrizione di Liszt non è altro che una sintesi per tastiera con l'aggiunta di qualche nota al pedale del celebre brano mozartiano. La registrazione dovrà tener conto del carattere introspettivo del pezzo. Sonorità tenui saranno quanto mai le maggiormente indicate. Per chi lo desidera, sempre su questo canale è reperibile il brano. Buon ascolto.